sedette alla destra di Dio. Questo è il pezzo fondamentale, la parte forte di questa frase. Sedette alla destra di Dio. Dici, vabbè, e allora qual è il problema? E quella sedette alla destra di Dio dice una cosa molto grossa, perché quello che è salito a sedere alla destra di Dio non è precisamente quello che è sceso da Dio, no? Perché l'inno Filippesi dice che Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, no? Essendo una morfologia, considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assunse la condizione di uomo, eccetera, eccetera, no? Quindi da Dio scende ad assumere la nostra condizione umana e poi se ne torna, se ne sale su. Ma quello che scende non è quello che sale, perché mentre sale si porta qualcosa che quando è sceso non aveva. Perché, lo dice nei Filippesi, Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, era di natura divina, non considerando, ma spogliò se stesso assumendo la condizione umana, cioè scendendo si prende la carne, diventa uomo nel ventre della Vergine Maria, diventa uomo. Quando sale si porta l'umanità appresso, che prima non c'aveva. Quindi quel sedette alla destra di Dio, quello che siede non è quello che è sceso, ma quello che è sceso più la nostra realtà umana. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche noi con Lui siamo proiettati a sederci in quel posto, siamo proiettati a giungere a quella posizione. Dobbiamo recuperare il senso grande del valore della nostra vita.